Quelli che vedete dietro di me, dietro Francesco Acquaroli, sono alcuni dei resti, dei capannoni che sono andati a fuoco nella notte dell'altro ieri al porto di Ancona e che sui quali i vigili del fuoco continuano a lavorare, perché a distanza di 48 ore questo incendio non è stato ancora completamente spento. 25.000 metri, secondo il presidente dell'autorità portuale, di capannoni coinvolti. Chiaramente un danno economico per gli operatori del porto molto importante. La città ha parecchio sofferto in questi ultimi due giorni ed è stata estremamente stressata, e anche la ragione per la quale abbiamo scelto oggi di annullare la nostra manifestazione di chiusura della campagna elettorale di Fratelli d'Italia a sostegno di Francesco Acquaroli, presidente della regione Marche. Non volevamo contribuire a stressare anche noi la città con un altro evento che avrebbe portato chiaramente parecchia gente, che avrebbe magari prodotto altro traffico, e abbiamo voluto solidarizzare con la città di Ancona sospendendo la nostra campagna elettorale, venendo qui sul porto a portare la nostra attenzione agli operatori di questa realtà, perché come sapete una delle grandi dei grandi obiettivi che Fratelli d'Italia si dà alla presidenza della Regione Marche è proprio il suo sviluppo infrastrutturale, e tra lo sviluppo infrastrutturale possibile c'è anche un ulteriore sviluppo del porto d'Ancona, c'è l'utilizzo della grande risorsa rappresentata dal mare, c'è la necessità di una regione che sta al centro d'Italia di essere davvero collegata per poter essere un crocevia, c'è il sostegno alle attività imprenditoriali, tutte cose che sono rappresentate in questa realtà con le sue difficoltà, in questo caso anche insomma con le sue piccole piccole tragedie. Siamo voluti venire qui a portare chiaramente la nostra attenzione, a ringraziare gli operatori, i vigili del fuoco che sono qui incessantemente da 48 ore giorno e notte e che lavorano qui in condizioni di estrema precarietà, di estrema difficoltà, perché bisogna entrare il più possibile per spegnere gli ultimi focolai, ma chiaramente essendo la struttura estremamente pericolante ogni volta c'è il rischio che se non ci si muove con estrema delicatezza possa implodere e crollare la struttura. Quindi abbiamo pensato che questo potesse essere un modo per ringraziare ovviamente chi ogni volta di fronte a queste difficoltà ce la mette tutta per risolvere e portare la nostra solidarietà alla città d'Ancona, e anche per parlare di quello che avremmo voluto raccontare in questo comizio che abbiamo annullato per rispetto alla città. Sì, il porto di Ancona è una infrastruttura molto significativa per tutta la nostra regione, è il cuore pulsante della città capoluogo, è sicuramente un simbolo di come può Ancona e la regione Marche rinascere. Per questo motivo abbiamo voluto solidarizzare qua nel luogo dove l'incendio è divampato, e non abbiamo voluto creare un ulteriore stress alla città che già comunque ha subito la chiusura delle scuole, ha subito la paura delle conseguenze e ha vissuto ore di panico e di incertezza. Crediamo che rasserenare l'ambito e l'ambiente e debba essere un primo già grande passo, un primo motivo di responsabilità e di senso di maturità, cercando anche di portare la solidarietà a chi instancabilmente da 48 ore cerca di garantire la sicurezza e il ripristino delle condizioni di normalità a tutto il capoluogo della nostra regione.